Ad un certo punto della tua vita ti sarà richiesto di fare un discorso, potrebbe essere per lavoro, potresti essere testimone al matrimonio di qualche tuo amico, non importa dove, perché se non riesci a farlo senza guardare continuamente in basso o il PowerPoint di riferimento, ti trovi in un grosso svantaggio. Sembrerà non autentico perché non stai comunicando alle persone guardandole negli occhi. Può capitarti di andare in crisi, cosa che mi è successa: ti ritroverai ad essere di fronte a un gruppo di persone che sta aspettando che tu parli e non ti viene nulla da dire. Perciò voglio evitarlo e ti insegnerò come. La prima cosa che devi fare è crearti uno schema che sia facile da ricordare. Cosa significa? In primo luogo è suddividere il discorso in modo che la tua memoria riesca a ricordarselo: a pezzi. Se ti dovessi dire un numero di 10 cifre ti sarai accorto che mentre lo senti riesci a memorizzare la prima parte e chiederai al tuo amico di ricordare la seconda. Il perché è semplice, sono 10 numeri, sono troppi per quasi tutti. Le persone solitamente riescono a ricordarsene tra i 5 e i 9. Questo è quello che faccio anch'io nei miei video, dove ho dai 3 ai 5 punti chiavi. Quindi, questo primo punto sarà creare un piccolo schema da 3 a 5 punti fondamentali nella vostra mente. Questi dovranno scorrere semplicemente l'uno dall'altro. Questa parte è molto, molto importante e serve per rafforzare la tua memoria. Quindi mentre stai facendo conversazione, cerca di farlo in ordine cronologico, ti aiuterà molto. La prima cosa è quando incontri qualcuno, la seconda è cosa dici per iniziare la tua conversazione, la terza è cosa fai quando non hai più niente da dire e in che modo chiudi la conversazione. Se ti trovi ad una riunione ed hai inizio a una conversazione e stai cercando di capire come strutturare le cose, prova a immaginarla dalla prospettiva del cliente. In primo luogo andranno dal team marketing e alla fine incontreranno una squadra di vendite. E una volta che avranno comprato andranno dal Corriere. Qualsiasi cosa sia, i pezzi devono uscire in modo naturale dalla tua testa. Questo ti risparmierà molto lavoro di memorizzazione ed è questo quello che utilizzo anch'io. Il secondo pezzo è che una volta che hai queste linee guida, basterà andare sotto le parole chiave e scrivere tutto ciò che pensi al riguardo. Questo include cose che vuoi dire, storie e dettagli che puoi aver pensato ti aiuterà a comunicare i tuoi punti principali, ma cosa più importante ti dà l'opportunità di modificare e sistemare quello su cui non vuoi spendere troppo tempo. Il punto chiave è trovare i dettagli e poi tagliare quelli che non supportano la vostra causa. Non dovete memorizzare tutto, a proposito, scrivete tutto su carta, questo è il secondo pezzo. Il terzo è che ora avete un discorso scritto per voi e questo ha dei paragrafi con dei dettagli. La terza cosa che bisogna fare è ripetere tutto ricordando i vostri punti chiavi, ma senza avere un supporto visivo. Una cosa di cui mi sono accorto è che è meglio togliere le parole troppo complesse. Perciò avete le vostre linee chiave ma non state memorizzando tutto. Vi muoverete dentro il vostro discorso e cambierà tutte le volte un pochettino. Le persone provano a memorizzare parola per parola per poi mandare tutta l'aria perché non appena se ne dimenticano una non riescono a ricordare la frase successiva. Tutti quanti dovrebbero avere questi punti principali da memorizzare. Quando dico ripetete, fatelo pure sottovoce a voi stessi, provate a ripetere così tutto il discorso. La cosa più importante è che non ripetiate parola per parola, ma semplicemente dovete andare a colpire i punti più importanti, ma fondamentale, fatelo senza guardare. Non sapete quante persone ho visto leggere il loro discorso per più di 20 volte per poi arrivare al momento senza ricordarsi nulla, poiché non potevano leggere. Oppure più comunemente nel mondo aziendale le persone non si rendono conto di avere un supporto visivo con il loro PowerPoint e così... Non memorizzano nulla. Se il PowerPoint non dovesse andare, loro non hanno fatto l'esercizio per collegare i pezzi del discorso nel loro cervello. Dovete interiorizzare il discorso, spegnere il vostro PC e iniziare a ripetere. E l'unica cosa di cui dovete preoccuparvi sono quei punti chiave che dovreste aver già memorizzato. Se non si connettono, riscrivete il discorso in modo che abbia senso, purché le sequenze si connettano al meglio tra di loro. Ci sono delle cose che, ahimè, dovrete memorizzare che mi portano al quarto punto. Le due cose che dovete assolutamente memorizzare sono la prima e l'ultima frase. Devi attaccare alla prima frase, devi avere un gancio, vuoi che sia interessante, non vuoi che sia moscia, perciò ripeti la parola per parola. Alle volte mi scrivevo addirittura due o tre frasi per le mie intro, perché sono cose che ripeto ciclicamente e dopodiché parto dal concetto e ovviamente poi c'è l'ultima frase. Abbiamo visto tutti dei discorsi dove le persone hanno fatto un buon lavoro, ma alla fine concludevano dicendo: Questo è il mio discorso, grazie. Questo rovinerà tutto, non è una cosa che dovete dire per avere un applauso. Dite qualcosa che abbia tono e una finalità. Se avete visto questo canale, sapete cosa faccio tutte le volte. Non è speciale, sono semplicemente abituato a dirlo. Ok, mi auguro che vi sia piaciuto questo video, e ci vediamo nel prossimo. Ed è così, ho finito, io so che è finito, voi sapete che è finito, YouTube ferma il video. Memorizzando la prima e l'ultima parola vi darà questo senso di protezione e così potete parlare per 10 o 20 minuti, senza dover effettivamente memorizzare nulla. Lo faccio tutte le volte, anche ora. Perciò ragazzi andate avanti e iscrivetevi al canale. Ci saranno altri video come questi dove parleremo di discorsi in pubblico, conversazioni smart, come essere più sicuri in situazioni che non sentite vostre. Praticamente tutte le volte in cui si tratta di realtà sociale e sviluppo personale, quelle cose per cui mi interessa aiutarvi. Quindi iscrivetevi e attivate le notifiche per ricevere i nostri nuovi video, inclusi i Charisma Breakdown, che sono quel tipo di video un pochino più discorsivi. Se volete abbiamo anche un video sulle 4 emozioni da suscitare per fare una buonissima prima impressione. Basta semplicemente cliccare il link in descrizione oppure lo trovate anche qui sopra. Lasciate la vostra mail e avrete accesso al video e a un gruppo segreto su Facebook. E ora non mi resta che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo.